Poracci, ci siamo, ormai mancano meno di 2 settimane all'uscita di Tears of the Kingdom e, come promesso, oggi vi propongo l'ultimo tassello delle mie riflessioni sul seguito di Breath of the Wild e su come questo potrebbe effettivamente migliorare i difetti e superare i limiti di uno dei giochi più importanti dello scorso decennio. Il protagonista di questo video sarà più che altro Breath of the Wild e cercheremo di capire se effettivamente si tratta di un capolavoro, se nel corso degli anni qualcosa è cambiato sul come viene percepito dai giocatori e in generale cosa possiamo e dobbiamo aspettarci da un suo seguito diretto. Visto che le recensioni immagino stiano per uscire e il gioco, lo sappiamo tutti, è stato leakato nella sua interezza, ci tengo a far uscire questo video il prima possibile, quindi perdonate se il montaggio sarà un po' sconnesso rispetto al discorso. Prendetelo veramente come un altro porocast. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, mi raccomando, sempre educati e rispettosi, ma soprattutto niente spoiler. Vi leggo uno ad uno e non me ne vogliate, ma cancellerò qualsiasi commento faccia riferimento a dettagli non condivisi ufficialmente da Nintendo. Se siete nuovi, benvenuti, iscrivetevi al canale e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare, se non lo sapete questo è un video ricchissimo. Io ho detto tutto, iniziamo! Fa impressione pensare che siano passati più di 6 anni dall'uscita di Breath of the Wild e ora che lo sto dicendo ad alta voce mi sento proprio vecchio. Maledizione. Non penso che il titolo abbia bisogno di introduzioni e credo si possa annoverare, senza neanche pensarci troppo sopra, tra i giochi più importanti degli anni 10. Pensate un attimo all'impatto devastante che ha avuto l'uscita di Breath of the Wild. È innanzitutto un capitolo di rottura con la serie, nato proprio dall'esigenza di scardinare, anzi proprio rifiutare, tutti quegli stilemi che fino a quel momento avevano contraddistinto l'identità del brand, ma che ormai iniziavano a essere percepiti come a tratti ridondanti, per alcuni addirittura tediosi. La natura selvaggia, quell'alito di vento del titolo, è innanzitutto questo nuovo panorama ludico in cui la direzione di Eiji Aonuma ha deciso di traghettare la serie. Ma Breath of the Wild è anche il titolo che ha decretato l'inizio di una nuova era per Nintendo, quel gioco che il 3 marzo 2017 significava entrare nel mondo di Nintendo Switch. È vero, Breath of the Wild nasceva come esclusiva Wii U ed è palese come molte idee al suo interno siano state partorite con in mente proprio il paddone, ma il successo di Switch è anche e soprattutto il successo di Breath of the Wild. È inutile sottolineare lo stacco di popolarità che c'è stato tra Wii U e Switch, ma forse, proprio per meglio contestualizzare l'impatto di Breath of the Wild, vale la pena andare a vedere la classifica dei giochi più venduti della serie. Breath of the Wild primeggia e di gran lunga, con i suoi 29 milioni di unità. Al secondo posto c'è Twilight Princess, con meno di 9 milioni. Pur aggiungendo al conteggio le vendite della versione HD per Wii U, siamo comunque a meno di un terzo delle vendite totali di Breath of the Wild. Quindi, per la stragrande maggioranza degli utenti, questo è stato il primo Zelda, un'informazione che io non sottovaluterei. E infine bisogna uscire anche dai confini Nintendo e realizzare che l'approccio non convenzionale al concetto di open world ha fatto sì che Breath of the Wild diventasse un punto di riferimento per tutta l'industria videoludica. Non si tratta di una semplice rivoluzione interna alla serie, ma più che altro del raggiungimento di nuovi standard qualitativi che, vuoi o non vuoi, diventano un confronto obbligatorio con tutto quello che c'è stato prima e anche tutto quello che ci sarà dopo. Ma perché sento il bisogno di fare questa premessa? Beh, perché secondo me è doveroso contestualizzare Breath of the Wild, perché se è vero che ci sono tanti difetti all'interno della produzione, che magari per qualcuno potrebbero essere anche di un certo peso e rovinare l'esperienza complessiva, ciò non toglie che, dato proprio il contesto in cui è stato partorito, Breath of the Wild rimane tuttora un piccolo miracolo, un gioco imperfetto ma dal fascino inesauribile. C'è da chiedersi se esiste la perfezione, videoludica o meno, e la risposta è ovviamente no, non esiste, ma è facile che su internet il discorso si polarizzi immediatamente e che una lista di difetti scaturita da riflessioni legittime porti automaticamente a conclusioni drastiche del tipo gioco sopravvalutato, c'è di meglio, eccetera eccetera. No, lo ripeto per tutti quei coraggiosi che sono riusciti ad andare oltre il titolo del video. Il fatto che esistano degli aspetti migliorabili o che personalmente non convincono non significa che l'entusiasmo nei confronti di Breath of the Wild e del suo seguito sia un'allucinazione di massa, un sogno collettivo dove tutti quanti hanno perso l'appiglio con la realtà.
Ma quindi qual è l'elemento unico, quasi magico, che ha permesso a Breath of the Wild di essere riconosciuto immediatamente come un capolavoro senza tempo? Beh, innanzitutto, e lo dico sempre, titoli del genere non nascono fuori dal nulla e per quanto Breath of the Wild rappresenti un netto allontanarsi dal passato della serie, in realtà il prodotto finale è la risultante di tutta l'esperienza accumulata dal Famicom in poi. Aonuma è da sempre stato chiaro per quanto riguarda il capitolo del 2017. L'idea di abbandonare la progressione lineare in favore di un approccio di ampio respiro in un contesto open world nasce immediatamente dopo la pubblicazione di Skyward Sword, dove una delle critiche principali del pubblico era rivolta proprio verso la frammentazione dei vari ambienti di gioco e verso un overworld decisamente troppo spoglio nella sua vastità. Queste sono le parole con cui nel 2014 Aonuma introdusse per la prima volta il concept di Breath of the Wild al grande pubblico. La risoluzione di enigmi in questo gioco inizia nel momento in cui i giocatori iniziano a pensare dove vogliono andare, come ci arriveranno e cosa faranno una volta arrivati lì. Questa novità permetterà di creare opportunità di nuovo gameplay che non sono state sperimentate negli Zelda precedenti. Ma per quanto repentino sia stato il cambiamento da Skyward Sword a Breath of the Wild, questo è stato in realtà un lento processo, un risultato che, se vogliamo, è passato per i primi esperimenti tridimensionali con Ocarina of Time, ha introiettato l'esperienza dell'orizzonte nautico di Wind Waker e ha raccolto i frutti della progressione non lineare che caratterizzava il bellissimo, quanto spesso dimenticato, A Link Between Worlds. Quindi per quanto Breath of the Wild nasca da un rifiuto delle convenzioni passate, paradossalmente questo ribaltamento concettuale va a riprendere proprio lo spirito iniziale con cui era stato concepito il primo Zelda per NES e fa dell'esplorazione di un paesaggio sconfinato il cuore dell'esperienza. Non è un caso che i primi test del motore fisico del puzzle solving ambientale siano stati concepiti tramite simulazioni su una demo in 8-bit che andava a ripescare proprio gli albori della serie. E questo punto di riferimento è importantissimo perché nel risultato finale è chiaro che sebbene il passaggio a una struttura open world fosse tutt'altro che rivoluzionario nel genere, gli esempi illustri si sprecano, è anche vero che il mondo di Breath of the Wild è un qualcosa di unico e inimitabile che fa del vuoto e della sottrazione i suoi punti di forza. L'esplorazione è il punto focale di tutto, anzi proprio l'attraversamento è il perno su cui ruota tutto Breath of the Wild, che se ci pensate è proprio l'opposto a cui l'open world medio ci ha abituato. Solitamente l'obiettivo è quello di ripulire le mappe da attività secondarie, punti di interesse e via dicendo, per far sì che il paesaggio si normalizzi e il passaggio del giocatore venga accompagnato da un continuo senso di progressione. Ma in Breath of the Wild l'appagamento arriva dal movimento stesso. Non c'è bisogno di distrarre continuamente gli utenti per mascherare degli spostamenti tanto lineari quanto ripetitivi e tolta la sequenza introduttiva e una volta assimilato l'obiettivo principale, credo sul serio che Breath of the Wild sia stato l'unico gioco a darmi un tale senso di libertà senza per questo farmi mai sentire perso o smarrito. E questo ragionare sul silenzio e sull'immobilità di un paesaggio quasi completamente avvolto nella natura incontaminata è straniante, lo riconosco, e sulla carta non dovrebbe funzionare. Mi ricordo le anteprime della stampa una volta provata la demo dell'E3 2016. C'era tanta preoccupazione intorno alla possibile tenuta dell'attenzione su un titolo che prometteva decine e decine di ore di gioco. E sono d'accordissimo con queste prime sensazioni e sono sicuro che tanti di noi, con i primi filmati o anche durante le prime ore di gioco, siano rimasti perplessi di fronte a questa nuova visione per il mondo di Zelda. Eppure, nel momento in cui si diventa protagonisti dell'azione, non si guarda più qualcun altro giocare al posto nostro o non si è più confinati dai limiti di una demo, tutto il potenziale di Breath of the Wild esplode. E il vero protagonista di questa esperienza, l'elemento che rende l'esplorazione semplicemente unica, è il motore fisico. Non so quanto sia corretto indicarlo come game engine o semplicemente come motore fisico, però l'interattività di Breath of the Wild è qualcosa di folle. Ve le ricordate le comparazioni tra Horizon Zero Dawn e Breath of the Wild? Ecco, senza nulla togliere ai risultati ottenuti da Guerrilla Games, è chiaro come il titolo Nintendo sposi una filosofia diametralmente opposta. Horizon Zero Dawn è un mastodontico affresco, un quadro dinamico, spettacolare da ammirare, ma il suo ambiente non è interattivo. Breath of the Wild è veramente open perché getta il giocatore in un contesto dove esistono delle leggi fisiche verosimili, ovviamente semplificate rispetto alla realtà, ma che coinvolgono tutti gli elementi di gioco, Link compreso.
E quindi ogni azione diventa parte integrante di un contesto dove siamo partecipi e fisicamente presenti. La grandezza di questo approccio fa sì che fasi esplorative e combattimento diventino un tutt'uno, creando così un'esperienza fluida che non conosce muri invisibili. Per me l'esempio meno scontato risiede proprio in questa assenza dei classici limiti nascosti più o meno sapientemente dagli sviluppatori, dove ogni possibile interazione è sempre contraddistinta da un indizio grafico, andando così a creare una netta distinzione tra ciò che si può fare e ciò che invece non è consentito, nonostante a rigor di logica si dovrebbe poter fare. Oppure pensate anche a come Link scala. Il sistema di animazioni è così perfetto che non c'è più bisogno di creare superfici pensate ad hoc per la scalata. Tutto diventa una superficie non solo attraversabile, ma anche conquistabile. E queste sono delle premesse fondamentali, perché una volta che si realizza quali sono le regole che governano il mondo di gioco e quali strumenti abbiamo a nostra disposizione per alterarle, guardare l'orizzonte significa scoprire un'infinità di possibilità che non sono posizionate artificialmente nella mappa ogni metro quadrato, ma risiedono tutte nella voglia del giocatore di scoprire cosa c'è al di là di quella montagna, cosa si cela in quella vallata e via dicendo. Questo però è anche il più grande difetto di Breath of the Wild e, come più volte avrete già sentito dire, si riduce il tutto a una mancanza di motivazione estrinseca, ovvero un qualcosa in grado di direzionare il giocatore anche quando quella meraviglia della scoperta viene a mancare. Per quanto il mondo di gioco sia reattivo e vivo, manca un qualcosa in grado di premiare la curiosità dell'utente, una spinta che faccia sì che il giocatore sia portato a desiderare di attraversare creativamente e con libertà la mappa di gioco. Purtroppo in questo si sente che l'abbandono della struttura classica di Zelda ha portato anche a delle perdite consistenti. È difficile riuscire a ricreare la stessa sensazione di crescita e di maturazione dell'eroe in un contesto dove da subito, volendo, si potrebbe saltare dall'introduzione all'atto finale, affrontando, seppur con grande difficoltà, la minaccia principale dell'avventura. Lo so, stiamo andando a parare lì. Mancano i dungeon, ma in realtà il problema è molto più complesso e diffuso. I classici labirinti potrebbero tranquillamente essere rimpiazzati da qualcosa di alternativo, ma proprio per la struttura aperta di Breath of the Wild, sia le bestie divine sia i sacrari falliscono nel replicare quello stesso tipo di esperienza. Non c'è nulla di memorabile né di eccessivamente complesso nei quattro proto dungeon principali, e il motivo è semplice: devono poter essere affrontati tutti quanti in un ordine a piacimento, ma come A Link Between Worlds ha già dimostrato in precedenza, si possono comunque caratterizzare in modo convincente dei dungeon ognuno attraversato da un tema principale, senza che la progressione sia necessariamente incanalata in un'unica sequenza. Qui purtroppo, dall'art style ai boss finali, si ha la sensazione di ripetere quattro volte gli stessi pattern, senza alcuna variazione degna di nota. Allo stesso modo, i sacrari sono interessanti, ma risultano più che altro come un'occasione sprecata perché luoghi non integrati nell'overworld principale. Tolta anche l'eccessiva ripetizione di sfide di combattimento, lascia un po' l'amaro in bocca constatare che i puzzle ambientali più riusciti non sono parte dell'ambiente, ma delle piccole trovate, mordi e fuggi che forse trovano alcuni dei momenti di massima gratificazione nel capire come accedervi piuttosto che nella sfida in sé. Ma anche qui ritorna il tema della motivazione estrinseca. Non c'è mai un premio che sappia eguagliare in meraviglia la stessa soddisfazione che si prova esplorando il mondo di gioco. Il peccato più grande è commesso proprio con i semi Korogu, la cui presenza anche in Tears of the Kingdom, non vi nascondo, mi preoccupa parecchio. Questa è la fetch quest per eccellenza, non tanto perché portata all'eccesso, ma perché non c'è nessuna reale ricompensa nel ritrovare gli oltre 900 semi sparsi diabolicamente per tutta la mappa. E questa mancanza la si può ritrovare in ogni aspetto del gioco. Il problema della durabilità delle armi non è tanto la seccatura nel dover cambiare continuamente equipaggiamento, ma più che altro nel fatto che non esiste un loot in grado di giustificare la fatica nell'ottenerlo, se poi utilizzarlo significa perderlo per sempre. Allo stesso modo, e qui so che mi attirerò parecchie critiche, manca una lore in grado di reggere l'esplorazione. Sono sempre stato convinto che la storia di Breath of the Wild fosse debole, ma in realtà, riflettendoci bene e rigiocandolo in questi giorni, se penso ai ricordi sbloccabili, ai rapporti accennati tra i personaggi, in particolare la crescita di Zelda e Link, o agli approfondimenti dei DLC
C'è tanto potenziale, ma ancora una volta manca quel passettino in più che sappia rendere giustizia a un mondo tremendamente affascinante, che sì, è spoglio e ormai diroccato, quasi immobile nel tempo, ma che vive di ricordi e di indizi sul suo passato, che però non vengono mai esplorati a fondo. Per questo credo che uno dei momenti più belli di tutto Breath of the Wild sia la subquest espansione immobiliare, uno dei pochissimi momenti in cui si ha la sensazione di costruire qualcosa, una lunga sottotrama che, per quanto poco seriosa e costellata di personaggi bizzarri, dà veramente la sensazione che Link stia agendo in un contesto autonomo che si modifica in base alle sue azioni. Diventare prima proprietari di una casa e poi costruire da zero un villaggio è una soddisfazione unica, che purtroppo viene raramente ricreata interpellando gli altri personaggi secondari. Ecco, più che il ritorno dei dungeon, mi auspico per Tears of the Kingdom un vero ritorno dei contenuti secondari, delle sottotrame, delle subquest e delle ricompense che arrivano con esse. Perché no? Un qualcosa di simile a Majora's Mask, senza però andare a ricercarne i picchi di complessità. Dai trailer e dalle anteprime abbiamo visto che di sicuro il lato sandbox dell'esperienza è stato perfezionato oltre ogni limite immaginabile, e vi dirò, questo in realtà risolve già da solo tanti dei problemi elencati fino adesso. Con il compositor il loot ed equipaggiamento vengono ricontestualizzati e anche la durabilità delle armi assume tutta un'altra prospettiva. E poi, per quanto la presenza o meno di dungeon classici sia ancora da verificare, la sensazione percepibile è che ora i puzzle ambientali siano parte integrante dell'esplorazione di gioco, e quasi sarei pronta a scommettere che le isole fluttuanti siano dei sacrari a cielo aperto, senza costrizioni o limitazioni tematiche. E allora spero veramente che accanto a questo sandbox, alla massima libertà esplorativa proposta al giocatore, Eiji Aonuma e soci siano riusciti a ripescare anche l'altra anima di Zelda, quella delle piccole conquiste, delle trasformazioni ambientali e delle interazioni con gli NPC. Non penso ci sarà in Tears of the Kingdom un ritorno agli strumenti e alla progressione lineare tramite avanzamento preimpostato, ma sarebbe bello riuscire a ricreare quello stesso feeling di soddisfazione nel vedere l'inventario pieno, il diario completato o una tunica di colore diverso, quando anche un cambiamento così piccolo significava aver compiuto un passo da gigante all'interno del gioco. Sono esempi derivati dal passato della serie e, ripeto, non mi aspetto un loro ritorno, però negli ultimi anni abbiamo visto tanti esempi di open world che dimostrano come il rifiutare la progressione lineare non significhi negare la progressione a tutto tondo al giocatore e il fatto che la storia non abbia né un ritmo né una successione di eventi prestabiliti non significa non avere lo spazio per narrative secondarie appassionanti e coinvolgenti. Con Breath of the Wild, Nintendo ha creato qualcosa di raro, unico e irripetibile. Riguardandolo oggi, ci si rende conto che gran parte delle energie del team sono state spese nel confezionare una struttura rivoluzionaria nella sua semplicità, che però lascia spazio a tantissimi margini di miglioramento. Ed è questo quello che mi aspetto da Tears of the Kingdom. Non più la semplice meraviglia di un orizzonte sconfinato, ma la consapevolezza di vivere una personalissima epopea fatta di momenti epici, ma anche di piccole realizzazioni. Il tutto sempre e comunque guidati dalla libertà creativa che solo un titolo Nintendo ti sa dare. E questo però c'era tutto per oggi, ed è anche tutto per la mia analisi e in parte retrospettiva su Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme di uno dei giochi più importanti dello scorso decennio e anche di quello che probabilmente sarà uno dei giochi più importanti di questo decennio. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto zeldate duro. Io sono il poro Brett, Michele Tears, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!